Benvenuti a tutti gli amici di PelletaPane.it. Il mondo dell'arte bianca è fatto di persone straordinarie, cioè persone dai mille volti. Oggi abbiamo il piacere di parlare con un personaggio unico, un autore e scrittore che non è solo, non lo fa di mestiere, ma è una persona legata al mondo della panificazione da tanti anni ed è un caro amico, è Fernando Clemente, che oggi saluto, benvenuto su pianetapane.it. Grazie Andrea dell'invito, e sono lusingato e onorato delle tue belle parole di presentazione. No, beh, dovevo dirle perché sono cose vere, perché tu sei una persona che ha portato a coniugazione due mondi, quello della panificazione e della musica, in un'opera incredibile che andremo a parlarne a breve. E riusciremo a dare un po' forma a quelle che sono le tue idee, la tua vita e tante altre cose. Allora, Fernando, io inizio un po' a parlare di te, perché tu sei legato moltissimo al mondo della panificazione. Voglio sapere un po' le circostanze che ti hanno portato vicino all'arte bianca. Allora, beh, le circostanze sono molto semplici, perché sono figlio di fornaio, nipote di fornaio, e la mia famiglia in provincia di Gorizia a Turiaco ha panificio ininterrottamente dal 1873, quindi fra 3 anni festeggeremo i 150 anni di attività. Mio fratello con i figli e la moglie proseguono l'attività di famiglia, io mi sono elegantemente defilato quando ho iniziato a girare l'Italia facendo appunto il lavoro che faccio oggi, che mi piace definirmi medico del pane, ma non prendermi in giro, ma è un modo per far capire a non gli addetti ai lavori quello che faccio di lavoro, perché se dico rappresentante, tecnologo, eccetera, sono parole vuote. Allora quando mi ferma un bambino e dice che lavoro fai, io dico io faccio il medico del pane. Perdonatemi l'autocitazione. Guarda, senza andare troppo lontano, caro amico Fernando Clemente, quando io andavo a scuola ed ero bambino e la maestra diceva che il lavoro fa papà, io ho detto il dottore delle farine, perché era rappresentante. Magnifico. Non siamo molto lontani. Guarda, ero convinto di essere unico, invece siamo quasi parenti, come vedi. Beh, diciamo, siamo lì, eccetera. Quindi praticamente tu lasci il panificio, però il fatto che il tuo percorso di vita non, diciamo, abbia avuto strade diverse, però non hai lasciato la possibilità di coltivare una passione molto importante, che è la radio. Vorrei che mi parlassi di questa esperienza. Beh, diciamo che le radio libere sono nate, come ben sai, nel 1975. Nel 77, per una serie di circostanze fortuite, ho iniziato con le prime radio locali lì nella mia zona in Friuli. E quindi ho avuto, diciamo, un discreto riscontro e ho avuto modo di diventare i famosi disc jockey, che ovviamente si usava alla fine degli anni 70 con gli albori della disco music. Dopodiché ho fatto un percorso, anche ho tentato di organizzare anche delle serate, dei concerti, presentare eccetera, e questa passione mi è rimasta dentro. Purtroppo mal si concilia con il mio lavoro da vagabondo, visto che mediamente io passo 100 notti all'anno negli hotel d'Italia per seguire ovviamente il mio lavoro principale, che come ben sai è quello di essere responsabile commerciale di un'azienda molto nota, che voglio citare perché è un'azienda che io ho sempre ambito, ho sempre avuto una macchina della San Cassiano. Parliamo San Cassiano, un leader mondiale per quanto riguarda l'automazione, la panificazione e quindi tutti i vari gruppi, le varie macchine di altissima qualità, che io ovviamente so che tu conosci alla perfezione. Ma voglio tornare su di te, perché voglio sapere, questa esperienza della radio secondo te ti è servita a livello diciamo di approccio anche nel tuo lavoro, nel senso è un qualcosa che farebbe bene ai giovani in qualche modo? Ah, sicuramente sì, per il semplice motivo che ho sempre notato girando l'Italia che molti panificatori sono appassionati di musica,
i più bravi suonano anche degli strumenti. Io purtroppo so suonare solo il campanello, però diciamo che come disc jockey ovviamente ho avuto la possibilità, innanzitutto quando lavoravo, perché ho lavorato anche in discoteca, e quindi di avere la possibilità anche di confrontarmi col pubblico. Quindi per me anche in questa intervista sono agevolato dal fatto che sono abituato a parlare davanti a un microfono. E quindi molti fanno dei corsi per parlare durante un convegno. A me di solito quello che scrivo non lo guardo neanche e vado a braccio, tutto qua. Beh, diciamo anche, se dobbiamo fare un confronto in parallelo, io ho avuto anche tanti anni di animazione alle spalle, quindi stare sul palco, stare a un microfono, diventano alle volte delle conseguenze di esperienze già fatte, quindi siamo un po' più sciolti. Però la comunicativa tu mi insegni che fa bene anche in sede di contrattazione. Certo, però devo dire la verità, quando ho iniziato questo lavoro, visto che facevo appunto il rappresentante di Farine come la tua famiglia e mi alternavo alla radio, purtroppo spesso con i clienti mantenevo lo stesso slang. Infatti una signora una volta mi ha detto: signor Clemente, parli piano, anzi parli in stampatello, perché chiaramente parlavo troppo veloce e lei non capiva cosa volevo vendere. Lo so, immagino che è come sentirsi in radio, ma poi sei all'esterno, di conseguenza tutto cambia. Infatti cambia qui e il gioco cambia. Senti, allora ti volevo dire, allora mi è stato detto dall'uccellino, dalle mie microspie messe un po' qua e là, che tu praticamente mi è stato detto che la tua vita è stata incrociata dalla conoscenza di un artista famoso, e vorrei sapere chi è. Beh, diciamo che è stata incrociata proprio per combinazione, ma è stato un contatto molto rapido. E se alludi, presumo, a Vasco Rossi nel periodo del militare, perché abbiamo fatto, diciamo, lui 20 giorni, io ho fatto 20 giorni di CAR, poi lui è ritornato a casa e io ho continuato la mia carriera militare, che però, essendo obbligatorio all'epoca, ovviamente non c'era molto di volontariato. Comunque è stato un incontro molto, molto positivo, che ricordo con piacere. Presumo che lui non si ricordi di me, perché poi ci siamo incrociati e sfiorati altre volte, però sinceramente a me di andare a dire ti ricordi di me è una cosa che detesto, visto che l'ho sperimentato anche con altri artisti conosciuti nel mio percorso di radio, però non ho mai chiesto un autografo, proprio perché lo trovo un pochino imbarazzante, ecco, almeno per il mio punto di vista. Capisco, ascoltami, e quindi diciamo la tua vita è stata infarinata di queste varie esperienze bellissime, che comunque ricorderai, penso, diciamo, con molto piacere. Assolutamente. Quello è importante, non ci togliamo questa capacità. Allora, io ho capito che la musica è stata ed è ancora una costante della tua vita, e anche un filo conduttore che in qualche modo ha contagiato anche un membro della tua famiglia. Sì, beh, diciamo che mio figlio ha studiato, e quindi ha fatto il conservatorio, poi ha fatto il CPM, che è il Centro Professione Musica di Franco Mussidda, famoso componente della premiata Forneria Marconi, nota Forneria, che ovviamente, visto che la Forneria gli ha pagato i primi strumenti, ecco il nome di PFM. E questo ovviamente lo aiuta al momento a vivere dignitosamente, però ha raggiunto certi livelli sia come produttore che come compositore. Infatti ha fatto le musiche per Expo, ha fatto le musiche per la presentazione della Maserati, più grandi eventi col gruppo Balich, che purtroppo in questo momento sono sospesi, però ha avuto la possibilità di scrivere musiche, per esempio l'anno scorso, per la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi di Napoli, giusto per citare a random alcuni suoi successi. Incredibile, quindi praticamente se tu hai fatto bene, lui ha fatto ancora meglio. Si è evoluto. La differenza è nello studio. E tale padre e tale figlio, stiamo lì praticamente. Diciamo che lui ha anche una bella voce, cosa che io posso avere radiofonicamente, però è meglio che non canti. È diciamo un percorso di musica e di soddisfazioni che fortunatamente ognuno di noi cerca di circondarsi in qualche modo.
bravissimo. Vorrei che tu mi facessi presente qualche aneddoto particolare legato al nostro mondo, qualcosa che oggi probabilmente, se ci pensi, ti fa un po' sorridere. Qual è stato l'aneddoto che ricordi con maggiore piacere? Beh, io mi sono trasferito in Sardegna nel 1985 e ho riniziato praticamente a fare il venditore di farine, come ho iniziato nell'81 con mio, diciamo, nella zona del Friuli. E lì mi sono approcciato a un nuovo mondo, perché ovviamente la Sardegna è un'isola e ha le sue realtà, le sue abitudini, ma anche la sua cultura del pane. Lì ho imparato cos'è il pane Carasau, che grazie a Deledda ha ribattezzato carta da musica. Ho conosciuto il Civraju, che è ovviamente un pane di semola che assomiglia un po' al pane pugliese, e poi ho visto dei pani ritagliati con delle forbicine, con delle lamette, che ti assicuro che sono dei capolavori e sono poco conosciuti, e soprattutto vengono venduti a un prezzo veramente irrisorio per il tipo di manodopera che c'è dietro, ma ti assicuro che sono delle sculture di pane. E quindi lo ricordi con piacere questo, ma non c'è un aneddoto in particolare che invece ti ha folgorato, una battuta? Allora, sì, beh, è capitato che, visto che il mulino per cui lavoravo mi dava un tanto per fare delle dimostrazioni, perché sono stato il primo a portare in Sardegna le farine speciali, cosa che adesso sono il comune utilizzo dei panificatori, e quindi andavo per farmi conoscere, andavo nei panifici a insegnare a fare le rosette, e c'era un cliente che mi diceva: guardi, a me piacerebbe molto fare le rosette milanesi con la biga vuote, perché qui facciamo quelle dirette un po' come romane, mezze piene, non mi piacciono. E quindi mi sono messo a fare la biga, ho fatto il mio processo di lavorazione, ho trovato, sono uscite queste bellissime rosette con questa farina speciale, ovviamente, che aiuta, e alla fine il cliente felicissimo le ha messe in vendita. Il giorno dopo mi richiama dicendo che è stato insultato dai suoi clienti perché ha detto che lui si è fregato la mollica, e pertanto ovviamente è venuto è successo 1985. No, mi fa, cioè, uno fa un mega pane spettacolare, bellissimo, croccante, con poca mollica per la linea, fortissimo. Comunque, cioè, ne capitano di cose anche in forno, tanto. Ti rubo 15 secondi. C'è un altro cliente che mi ha chiesto appunto un parere sul pane che stava producendo, e gli ho detto: guardi, oggi il tempo è un po' variabile. Lui mi guarda e dice: guardi, o parla semplice con me oppure non ci capiamo. E lì ho capito che il mio linguaggio doveva essere modificato. Quindi, vabbè, comunque, ci sono queste gag, no? Tu poi rimani là, rimani quello che ti dici, non sai che dire, ha detto: va bene, allora continui per la tua strada. Senti, allora, io arriverei adesso alla caramella, diciamo, al momento più bello, perché hai recentemente pubblicato un libro straordinario che parla di pane, parla di musica, parla di personaggi. Personaggi. Si chiama, adesso vediamo se lo dico bene, tanto so che ce l'hai lì e ce lo farei vedere a breve. Va bene. Carta da musica, bricioli di pane sul pentagramma. Bravissimo. Titolo perfetto. L'hai detto bene, perché appunto allora, carta da musica coniuga le mie due passioni, il pane con la musica. Poi casualmente è il nome in italiano del pane Carasau, di cui si parlava prima, del pane sardo, e quindi mi è sembrato un'ottima sinapsi, ovviamente, della mia attività tra musica e pane. Diciamo, ci sono dei punti importanti ricordo con piacere di questo libro, che vorresti un po' sottolineare? Certo, allora innanzitutto ringrazio la NEP Edizioni che mi ha dato questa opportunità, che ha la sede a Roma, però ha una filiale anche in Puglia, e quindi di conseguenza, visto che tu come base sei a Lecce, mi avete portato fortuna. Poi considera che io per un quarto sono pugliese, perché il mio nonno materno era originario di Bisceglie, provincia di Bari. C'era qualcosa, però. No, c'è un certo feeling con i pugliesi.
E comunque io, e poi volevo ringraziare il maestro Giurilli, che sicuramente tutti i tuoi ascoltatori conoscono, che ha voluto onorarmi della sua prefazione, perché questo libro, praticamente, visto che il prossimo anno festeggio i 40 anni di attività, praticamente è un viaggio d'Italia, dalla Valle d'Aosta fino alla Sardegna, dove ho messo una ricetta per ogni tipo di pane, però attenzione, non per addetti ai lavori, ho dato una ricetta semplice per gli utilizzatori, perché io credo per qualsiasi persona che ne voglia fare, esatto, perché io penso che bisogna proprio educare i consumatori a riconoscere il buon pane e magari insegnargli a farlo, tanto non è quel chilo di pane fatto in casa che rovina la categoria, però aiuta ad avvicinare. Allora, a questo punto è stato questo ideale viaggio per l'Italia, come dicevo, dalla Valle d'Aosta, dove ho messo una ricetta per regione, in qualche caso anche due, perché ovviamente le ricette di pane ce ne sono a centinaia, e poi ho messo delle storie di pane, oppure delle storie di aziende che hanno aiutato il panificatore con la loro innovazione tecnologica. Dopodiché, con l'aiuto di mio figlio, appunto, abbiamo fatto anche un ritratto o comunque dei musicisti di ogni singola regione, e quindi, sperando di non aver dimenticato nessuno, abbiamo creato un piccolo omaggio, e quindi fra musica e pane. Però alla fine è un giro d'Italia. Guardate, allora, io mi faccio promotore di questa bellissima iniziativa, di questa bellissima opera. Complimenti, perché sai, il mondo del pane ha bisogno anche di essere stupito da iniziative, cultura, e tu ovviamente hai sposato appieno questo filone. Filone, ecco, giusto per stare in tema, filone. Ascoltami, allora, non mi ridere. Allora, ti volevo dire, sei spiritoso, sorrido perché le meriti. Io vengo dall'animazione, devi perdonarmi, ogni tanto tiro qualche cosa via, così. Va benissimo. Allora, volevo chiederti se, prima di chiudere questa bella intervista, se hai in cantiere qualche altra novità in merito a qualche altra opera o qualche altra news, ecco. Diciamo che nel periodo di lockdown, dove non sono mai stato in casa così per lungo tempo in vita mia, ho scritto 3 libri, e questo sarebbe in ordine di tempo il secondo, perché logicamente il primo è stata la mia autobiografia per gli amici e i parenti, mettiamola così, perché comunque la mia vita è stata abbastanza intensa. Come dice mia madre, io ho vissuto 3 volte. In più sono rinato 3 volte, perché sono passato attraverso il terremoto del Friuli, sono passato attraverso problemi di salute, quindi mi ritengo super fortunato di essere arrivato fino a oggi, e quindi a condividere con amici e conoscenti e parenti la mia vita. Poi il secondo è stato Carta da Musica, perché ovviamente ce l'avevo dentro di raccontare, come dici tu, degli episodi simpatici, oppure di semplicemente storie di pane che mi hanno colpito nel mio girovagare, visto che a marzo 2021 saranno 40 anni che sono entrato come rappresentante, non come panificatore, nel settore. E poi la musica, perché lì ho voluto fare un accenno di promemoria, soprattutto per i più giovani che magari non sanno chi è Sergio Endrigo, piuttosto che Maria Carta o altri cantanti che ci hanno lasciato, e quindi dare questo piccolo omaggio. Poi oggi, con gli strumenti tecnologici, uno va su YouTube e ascolta quello che vuole, quindi è un libro da leggere e da ascoltare, ecco, questo è il mio suggerimento. Quindi ci sarà un'altra opera, quindi posso dire ai nostri amici di Pianeta Pane che aspettatevi tutto, perché Fernando Clemente torna con altre novità e ne siamo lietissimi. Allora, chiaramente ci sarà, ho pronto anche un poliziesco, sempre ambientato nell'arte bianca. E non dico altro. No, vabbè, te queste cose non ce le puoi dire. E così. Questo non lo sapevi neanche tu. No, volevo creare suspense, tu l'hai interrotta, ma mi fa piacere comunque che sei molto attivo, e vedremo delle belle. Io posso solo ringraziarti, Fernando, perché con te c'è un feeling speciale, sei un grande amico di Pianeta Pane e stai facendo delle grandi cose. Speriamo sempre di farle grandi insieme a te, e ti possiamo solo augurare il meglio, perché è sempre una gioia sentirti, ok?
e io ringrazio te e tutti i panificatori, perché questo libro non sarebbe mai nato se non avessi girato l'Italia a imparare giorno per giorno questa meravigliosa arte. Benissimo, con Fernando Clemente abbiamo chiuso, buona giornata a tutti e soprattutto ci rivedremo sempre qui su pieredamare.it. Un saluto a tutti quanti, ciao Fernando, ciao ai nostri amici da casa. Ciao Andrea.